sono in un'antica rosticceria di Palermo, un negozio storico. Sono venuta a prendere i pasticcini. Qui ci venivo spesso con mia nonna e mia mamma. Sono di pasta folle, all'interno c'è un ragù di carne. Adesso che so. Vogliamo rifarli? Sono Maria. Oggi, come avete capito dalla intro, farò i pasticcini ripieni al ragù. Gli ingredienti per fare la pasta frolla e il ragù li ho acquistati da Eurospin. I link della pasta frolla e del ragù li metto qui sotto in descrizione. Per 12 pasticcini considerate il peso di 250 g di farina 00. Nella ricetta che vi linko gli ingredienti partono da 500 g di farina 00. Quindi dimezzate tutti i pesi. Di ragù ne ho usato circa 150 grammi. Infine serve un tuorlo d'uovo per spennellare i pasticcini prima di infornarli. Io ho già pronto la pasta frolla di 500 grammi di farina e ne uso metà. Utilizzo due fogli di carta forno, li sposto uno sopra e la spendo. E adesso lo faccio alle formine. Utilizziamo un coppapasta e facciamo tante belle formine. Li metto nella teglia con la carta forno. Abbiamo ricavato 16 dischi. Con la pasta frolla che è rimasta farò i cappelletti da mettere sopra i pasticcini e li faccio con un beccuccio della sac à poche. Adesso metterò un cucchiaino di ragù. E ora li chiudo con l'altro disco.
E adesso metto il tappelletto. Spennelliamo con un tondo nuovo. Mettiamo in forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Sono pronti. Chiudo il mio. Adesso li metto in un vassoio. I nostri bellissimi pasticcini sono pronti e adesso ne assaggiamo. Buonissima! Non dimenticate di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao! Baci baci! E adesso andiamo all'assaggio. Buonissima.